siamo rimasti in pausa anche troppo. Allora, i capigruppo ci hanno consegnato la mozione emendata. Bettelli, Fiorini, riprendiamo, così proviamo ad andare a casa a farci una bella doccia fresca. Allora, ragazzi, riprendiamo l'attenzione che siamo quasi al photo finish. Allora, i capigruppo hanno trovato la quadra, ci hanno consegnato una mozione congiunta. Mi confermate Boni, Ropa, Pesci, tutto ok? Bene. Allora, adesso, come da regolamento, andiamo in votazione sull'emendamento proposto. Ok. Ok. Posso fare, cioè posso chiedere di chiarimento a riguardo? Prego, Bettelli. Voglio capire se noi ritiriamo la nostra mozione e ne presentiamo una ex novo congiuntamente, oppure votiamo l'emendamento e poi, in base al risultato del voto sull'emendamento, la mozione si, cioè, sì, è la seconda o meno? La seconda? Sì. Okay. Esatto. Poi la mozione mandata. Esatto. La vogliono spiegare. Dai, prego, Ro, Campana. Come detto in precedenza, l'emendamento che presentiamo è non entra nel merito del contenuto, perché ciò che viene richiesto, come ho detto all'inizio del mio intervento prima, è su quello che viene richiesto siamo d'accordo. Nel merito di quello che viene richiesto siamo d'accordo, ma il contenuto è, e lo torno a dire perché so benissimo cosa significa in italiano, è fuorviante, perché alcune delle cose contenute allo stato attuale, oggi, perché noi lo stiamo votando oggi, quando è stato presentato probabilmente c'erano delle premesse differenti, ma oggi quelle premesse non ci sono più. Quindi la richiesta di emendamento è, poi dopo insomma ne darà lettura, la modifica. È sostanzialmente la modifica dell'oggetto togliendo quelle parti. E ribadisco, io questa era la posizione che portavo prima, cosciente del fatto che sì, vabbè, che conosco bene le parole che ho utilizzato e le cose che ho voluto dire. Grazie per le precisazioni. Prego, Pesci. Ci pensi a noi. Sì. No, dopo si legge la mozione emendata. Allora, si vota prima l'emendamento. Scusate. Certo. No, cioè, uno può votare contro l'emendamento perché ritiene che non è, però ritiene che sia meglio farla passare una mozione emendata. Passa a maggioranza, passa. Ah beh, certo. Sì. No, l'emendamento deve essere votato, l'emendamento, e quindi potrebbe essere approvato anche se voi votate contro. Nel momento in cui dopo si deve votare una mozione, il testo della mozione emendata, ciascuno può votare contro o a favore del testo della mozione emendata, anche se prima ha votato contro l'emendamento. Mi permetto di fare una precisazione. State attenti che non vi rubino la simmental.
come farebbero i gatti, nel senso che votate contro l'emendamento, dopo noi votiamo a favore, risulta che la roba l'abbiamo provata noi. Non so se politicamente è una cosa. Non mi incarto. Va bene, ok. L'emendamento va accettato. Sì, ma va accettato a maggioranza. A maggioranza, se la maggioranza accetta l'emendamento, l'osservazione di Franceschini è corretta, eh? Eh sì. Qualche secondo fa il capogruppo mi ha confermato che ha alzato le mani. Da regolamento non l'ho letto, poi sono nuovo anch'io come tanti di noi, perché a questo punto se il capogruppo non accetta l'emendamento si va in votazione direttamente sulla mozione proposta, giusto? Così. Secondo me, cioè io lascio la parola a Campana, ma ci stiamo incartando in una cosa che per mio parere personale è assurda. Comunque, prego Campana. Possiamo mettere in votazione l'emendamento e basta? Sì. Senza come, quando e perché? Deve essere accettato da i firmatari. Se i firmatari non accettano l'emendamento, posso intervenire, Presidente? Prego, certo. No, io intervengo perché sono firmatario di questa mozione e l'ho presentata anche a Spilamberto, dove è stata approvata esattamente in questa forma, con queste parole, esattamente uguale e all'unanimità. E, lo scorso Consiglio, quando è stato trattato il tema dell'Ufficio Europa, e ricordiamo bene cosa è successo, quindi noi con dichiarazioni di voto, anche di astensione, ma con interventi in cui eravamo tutti pienamente a favore, e il giorno dopo sui giornali era scritto che il centrodestra in Unione era contrario all'Europa. Non capiamo proprio perché questa mozione è stata approvata in altri consigli comunali in questi termini, quindi esattamente scritta così. Adesso ci viene detto che ci stiamo incartando. No, vi state incartando, perché ci state chiedendo di modificare una mozione portata da noi per renderla col vostro cappello, come succede spesso anche nei comuni, quando proprio per quello che state dicendo voi basta votare a favore quello che c'è scritto. Secondo voi l'intenzione di elevare il grado della questura di Modena è una buona cosa? Bene, votiamola a favore con questo testo. Per voi ci sono qualche punto che non va bene? Ok, abbiamo mandato giù, fra virgolette, il rospo, passatemi il termine, molte volte noi, non capiamo il motivo per cui per qualche termine, qualche numero, dobbiate votare contro, astenervi o voler modificare un testo per il quale alla fine siamo tutti quanti d'accordo, e sarebbe un bellissimo segnale, come ha detto il Presidente Franceschini prima, che tutti noi fossimo a favore di questa mozione, perché porta vantaggi a tutta l'Unione Terra dei Castelli. Grazie. Grazie. No, però... guardate. No, allora il discorso è questo, cioè noi possiamo anche, cioè i capigruppo possono anche proporre l'emendamento, ma se ai firmatari non va bene l'emendamento possono anche ritirare la mozione, no, esatto, e di conseguenza ritirare anche la mozione per fare in modo che non venga emendata. Loro possono chiedere. Loro possono chiedere. Prego Pesci. Ho una domanda però, essendo che l'emendamento è stato presentato, mi sembrava in base a un accordo fra i tre capigruppo, e io sono d'accordo a presentarlo, cioè va ritirato solo perché i proponenti della mozione non sono d'accordo, cioè hanno proposto la mozione, però io
A questo punto l'emendamento deve essere concordato, però se chi ha proposto la mozione ritiene che non sia d'accordo nell'emendarlo, non si propone nessun emendamento e chi l'ha presentata chiede che venga votata la mozione così com'è. Eventualmente la voterete contro. No, Presidente, posso aggiungere un prego, prego. Allora, guardate, da alcuni consiglieri è stata fatta quella riflessione qua, interpretando quello che ha detto Pietro Paolo prima, cioè andare a rinnegare una roba che è stata votata 15 giorni fa nei loro consigli gli sembra una roba un po'... Cioè, dovete capire anche questo qua, non lo dico per difendere Pietro Paolo, cioè capite che politicamente un po' stride questa cosa qua. Ecco, volevo solo chiarire questo aspetto. Pensi, prego. No, guardate, io non volevo entrare nel merito e non entro nel merito della mozione, peraltro, come ha detto prima Fiorini, a Vignola non è stata trattata, quindi sono anche abbastanza, personalmente siamo anche, io anche Graziano, insomma, siamo abbastanza liberi nel, non abbiamo il pregresso del voto comunale come anche Castelvetro eccetera, quindi ognuno può fare le sue valutazioni anche personalmente, però permettetemi di sottolineare la pochezza politica di un gruppo che si ritrova insieme a un altro capogruppo per cercare un accordo su una mozione. Il capogruppo non ha neanche il buon gusto, l'intelligenza prima di concordare col suo gruppo, insomma abbiate pazienza. A sto punto qua ritiro io l'emendamento, cioè perché di essere preso in giro francamente anche il mio ultimo consiglio ne ho poca voglia. Boni, prego. Ah, scusa, Minari. No, io qui rappresento la lista civica di Savignano, fra l'altro non ne abbiamo mai parlato di questo, non ho facoltà di poter dire la mia. Sta diventando una cosa strettamente politica, ove noi una lista civica siamo un po' fuori. Quindi, se il sindaco mi darà ragione nel dire che è più le volte che votiamo a favore, che esclusi i bilanci, che votiamo contro. In questo caso io mi astengo perché non ho avuto merito di poterne parlare con i miei. Boni, prego. Allora, io respingo al mittente l'accusa di pochezza, in quanto nel mio gruppo non c'è un regime staliniano dove quello che decide il capogruppo devono fare anche gli altri. A differenza del gruppo della maggioranza, che quello che decide il capogruppo viene, come tanti bravi soldatini, devono fare esattamente quello che mi ha detto il capogruppo. Punto. Ropa. Grazie, io intanto invito tutti quanti ad abbassare i toni perché è veramente assurdo che ci stia spaccando per una roba del genere, cioè è vergognoso, meno male che non c'è nessuno e meno male che non siamo in streaming perché c'è da vergognarsi, cioè stiamo parlando di chiedere di far aumentare la questura da fascia B a fascia A e ci stiamo scannando, ma state scherzando, cioè, e non do la colpa né a uno né all'altro, ma da entrambi perché è vergognoso, cioè siamo tutti d'accordo sul fatto che bisognerebbe che la questura fosse in fascia A e non siamo d'accordo di votare questa mozione, insomma è una cosa veramente ridicola, quindi io vi chiedo di trovare un accordo, quello che interessa a me, io non sono capogruppo, non sono neanche vice capogruppo nel mio gruppo, quindi parlo per me stesso, trovare un accordo perché il dispositivo secondo me va bene, quindi cioè stiamo parlando di virgole, ho capito però, visto che tante volte si è approvato delle cose anche da parte del vostro gruppo senza modificarle, non vedo perché una cosa del genere che non crea problemi a nessuno, perché tanto votiamo per far fare una lettera per chiedere di elevare la fascia B e fascia A, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Quindi le premesse è vero che sono parte della mozione, però noi votiamo di interessarsi, di impegnarsi per chiedere che la questura di Modena passi a fascia A. Chi è contrario? Nessuno. Perché stiamo discutendo? Boh. Grazie, Borghi. Dico al volo che a Spinamerta è passata dopo averla modificata, ecco, quindi volevo semplicemente precisare. Vabbè, abbiamo tolto e modificato quello che... Quindi, no, giusto per precisare che da come l'avevi detta sembrava che l'avessi passata pari pari, non è andata così. No, non è per far polemica, era semplicemente per dire quanto è avvenuto. Sì, infatti a Spinamerto poi è passata all'unanimità proposta dalla minoranza con Pietro Paolo, sì, non sto mica dicendo
E poi mi dà molto fastidio corporativismo, soldatini, cioè queste cose qua sono assurde. Tra l'altro non abbiamo neanche la testa di un partito, cioè almeno io personalmente non ce l'ho, ma penso anche altri del mio gruppo e penso anche voi, non vi vedo come dei camicie nere tutte omologati, giusto? Quindi andiamo piano, andiamo piano con le parole. Soldatini cosa? No, per favore, niente. Chiedo a tutti di abbassare i toni. Infatti, Alessandro, non lo siete, come io non sono un soldatino. E corporativismo, non ti ho dato del camicia nera, ti sto dicendo corporativismo e camicia nera, cioè le parole hanno un certo peso, no? Ed esattamente, e stiamo parlando proprio delle parole di questo, cioè, giusto, non lo votiamo pari proprio perché la forma ha una certa importanza. E ripeto, non ho dato della camicia nera a nessuno. Franceschini, prego. Signori, ancora qualche minuto, lasciamo la parola a Franceschini, per favore. Faccio una proposta che è la seguente. Andiamo in votazione sull'ordine del giorno così come viene presentato e propongo a tutto il nostro gruppo di votare liberamente. Se vi va bene, andiamo avanti così. Siete d'accordo? E chiudiamo questa partita che è, come diceva Ropa, devo dire, è poco meno che vergognosa. Prendo un